Benvenuti su Ultimissima. Belen Rodriguez si sposa con Elio Lorenzoni? La foto dell'anello, giunta direttamente dalle Maldive, dove la coppia sta passando le vacanze, e soprattutto il testo del post, non lasciano spazio a dubbi. Sì, scrive sotto l'immagine del gioiello che risalta sul suo dito anulare sinistro la famosa showgirl argentina. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice, ma per noi molto importante. Grazie. Solo due caratteri, ma in grado di provocare un grande caos. In pochi attimi, la notizia sulle prossime nozze con il nuovo compagno ha fatto il giro del web, tra i social e vari siti. L'imprenditore bresciano è un suo amico di lunga data, ma solo da 5 mesi è diventato il suo compagno nella vita. Grazie a lui si è rialzata dopo l'ultima delusione amorosa con Stefano De Martino, che formalmente è ancora il suo marito. Prima di dire eventualmente sì, Belen Rodriguez deve, ovviamente, aspettare il divorzio, ma le intenzioni sembrano essere molto serie. Almeno questa è l'impressione che vuole trasmettere. Fabrizio Corona, anch'esso coinvolto nei pettegolezzi del momento, ne è convinto. Fabrizio Corona, ricordiamo, è anche uno degli ex più noti di Belen Rodriguez e ha qualcosa da dire riguardo alla foto dell'anello pubblicata sui social, accompagnata dal sì. Sul profilo Instagram di Dillinger News, il sito di pettegolezzi che dirige, sono emerse 2 storie che sembrano riflettere proprio il suo pensiero, anche se non recano la sua firma. «Come Belen vi prende per il ciù, e voi ovviamente ci cascate», si legge. E ancora. «Il copione è sempre lo stesso. Ogni uomo che entra nella sua vita sembra essere quello giusto. Tutti lì a sperarci prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C'è chi ancora le crede», si legge, «e crede seriamente a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un copia e incolla?» Li porta anche tutti nello stesso posto, le Maldive. Possibile che abbia delle collaborazioni con alcuni resort del posto, visto che i primi 2 li ha portati nello stesso, taggando ovviamente la location. Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell'hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive. Il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì. Ha ragione Fabrizio Corona. Se vuoi condividere il tuo pensiero su Belen Rodriguez e sul punto di vista di Fabrizio Corona, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.